Pronto? Dimmi! Non hai guardato Rihanna che cucina? Tanto a te hai mangiato! Che hai fatto un bel casino! Non ho fatto nessun casino, stavo solo a cercare le persone giuste per me. Ma ti ricordi quello che hai fatto, Ricca? Che eri diventato mezzo matto? No, perché matto perché la volevo conoscere, desideri a conoscerla, che non riuscivo a conoscerla. Ho capito, ma i presupposti qual erano? Avevi speso quanti mila euro per il telefono, sia al lavoro che all'ufficio? In ufficio avevo speso 400. 400 euro. E a casa ci hanno staccato il telefono perché? Era arrivata più o meno a 1000. Una persona che per parlarci deve arrivare a 2000 euro di telefonate? Mica ci sei andato solo a 16 anni da quella signora. Non ci prova. Io l'ultima volta che c'avevo 17 anni, Tiziana. Un contatto preso su internet che molto probabilmente sarà di parlare invece di vedere. Ci possiamo vedere tranquillamente, non ti impicciare su questa cosa, Tiziana. Ma chi te l'ha detto? Per cortesia. Ma chi è questa persona? La devo ancora contattare per dire che ci devo andare o no. E com'è il numero? Dimmi com'è il numero. Io l'ho girata a mezzo Roma per trovarla, non sono riuscita a trovarla. Porca, cioè, tu hai detto che ti impicciavi, che non ti impicciavi, qualche pure ho capito, che stava avanti. Ti ricordi perché mi sono dovuta impicciare? T'avevano chiesto di portargli i documenti, Riccardo? Quello è per lavoro, fammetelo ridire. Allora, non urlare, però spiegagli a Antonio e Doriana quello che è successo. Quello è per lavoro, i documenti, porca miseria, come te lo dico? Il lavoro non posso entrare facilmente così, ci vuole per farti i documenti, Tiziana. Come ti ho spiegato che in ufficio era a me la stessa cosa, dammi l'accendina, capito che ti ho detto? Non ti sto dicendo perché mi chiedi i documenti così, perché è matta, Allora, ti ho chiesto i documenti per entrare in ufficio. Tu, quando io entro in ufficio da te, vengo, il documento lo lascio alla guardia lì e poi vengo da te. Non è che io vi porto a te i documenti. E poi che documenti? Carta d'identità, codice fiscale. Poi non riesco più a contattarla tramite di me, non riesco più a contattarla. Quello è il bello, capito? Perché mi ritorna indietro. Sai perché, Ricca? Abbiamo fatto una denuncia. L'ha letto? Ma non ti ricordi che l'ultima volta che ci ho parlato t'ha detto di fare tutta una serie di cose, però di non dirlo a me né a casa? Mi raccomando, non lo dì a tua sorella. Ma non te lo ricordi, Ricca? E quella è una persona che tu te stavi per sposare. Io a quest'ora l'avrei conosciuta. Eri già sposato? No, sposato no, però a quest'ora già l'avrei conosciuta. Almeno. E una volta che l'avevi conosciuta? Cambiava le cose, magari gli spiegavo dove stavo, lavoro, dove abitavo, almeno sapeva come arrivare, almeno, no? Certo, gli mancava solo quello, sapere come arrivare a piatte qualcosa. Ti rendi conto che queste persone ti hanno preso in giro fino adesso? Io te voglio, vedo pure sull'ecco, sul metro, e l'annunci delle ragazze che devo conoscere, vedo pure lì. Ma chi so se ragazze tu vuoi conoscere? Sul metro, sull'ecco, su questi giornali qua. Che genere di persone sono? Io sto chiedendo a te, che pensi che il lavoro faccia? Per che cosa si fanno pagare? Cerca sempre un ragazzo tra i 30 e i 40 anni, per esempio. Per fa che? Ho letto su metro. Non ci credi, no? Per fare cosa le cercano? Se io ti sto chiedendo a te, secondo te che lavoro fanno? Perché si fanno pagare? E per esempio Vanessa c'ha 37 anni, vedi, laureata, vedi? Veramente una bella ragazza, vedi? Leggi? Leggi tu. Meeting, agenzia per single, in amore, vedi, vince, vedi. Leggi? Io ancora questi annunci non matrimoniali, annunci così. Io ancora non lo chiamare queste persone. Ma mettete pure a chiamarle. E il numero è 06 però, è già diversa la cosa. Sono tutte organizzazioni. 39, 38, 56. Che c'è scritto? Questo è il numero di telefono, 06, 20. Inizia con 20 il numero. Codice, come un'agenzia del supermercato, Adriano. Ha 37 anni, nubile. Veramente una bella ragazza, capelli lunghi, castani. Come piacciono a me, vedi? Bel fisico, briosa, solare, divertente. Queste ragazze sono tutte gestite. Sono gestite. Una persona che per fare certe cose con te si fa pagare. Come si chiama? La bella signorina? La bella addormentata nel bosco? Come si chiama? Ma Andiamo. Che lavoro fa questa? Che lavoro fa? Tu gli annunci che ci hanno scritto non lo so. Che lavoro fa perché non lo dici. E invece questo dell'ufficio chi è? È un altro amico mio che praticamente mi ha dato questo numero. Ma chi è? Lo conosco? No. Come si chiama? Daniele, te l'ho detto. Quello che prima stava giù alla posta? No. Il ragazzetto? Quello è Fabio, non ti confondo. E chi è Daniele?
è un altro ragazzo che lavora sui computer. Niente, poi questo mi ha voluto aiutare, mi ha dato questi. Ma ti ha voluto aiutare a fare che? Pagnato pure loro, perché è normale. Ma loro chi? Daniele mi avrebbe accompagnato pure. Loro che vuol dire? Loro vuol dire che sono più di da uno. Queste ragazze, Mauro e Daniele. Mauro chi? Un altro collega mio. Ma non capisci che ti stanno a prendere in giro? Perché? Non mi stanno. C'è la matosca addolorata. Ma non perché ti dovrebbero accompagnare? Magari ti hanno dato il numero di una persona che conoscono per fargli uno scherzo. No. Te l'ha preso tramite internet. Come è possibile che pensi che è una persona che allora conosco? Dimmi perfettamente quello che ti hanno detto. Questo è il numero di questa. Mannaggia la matosca. Ma papà e mamma le sanno queste storie, Ricca? No, non le sanno. Ah, perché sennò tu sai quello che succede. Ricominciamo. Magari solo che mi accompagnino, tutto qua. Ancora? Ma tu pretendi che una persona che te vuole bene te pia, ti accompagna dal primo che capita, dopo che uno cioè, ti ha dato il numero? Ma accompagna Giuseppe, ma accompagna, non è un problema. Ma Giuseppe è una persona estremamente responsabile, cioè già te l'ha detto. E mi accompagna. Ti ha detto, però quando ci vediamo ne parliamo, poi in caso ci si vede fuori casa. Non è che ti accompagna a fare quello che tu ma pensi. Ma accompagna ancora? Però devo parlare con papà però prima. Ah, beh, certo. Non ti pensa che tutte sono carine, buone, come la signora che hai visto quando avevi 18 anni, eh? Ci sono tante persone che se ne approfittano, Riccardo, eh? E lo sai bene. Ti ricordi quanta gente si è approfittata che venivo io a litigare? Te lo ricordi? Lì pure a Trastevere Game? Te lo ricordi o no? Tante persone a Trastevere Game non l'ho più viste. Sono anni che non le vedo più. Ho anni che non li vedo ho più. Ho capito, ma per te in quel momento erano amici. Invece che te facevano fa? Te lo ricordi bene? Non l'ho visto più quelle persone. Ho capito, però per te in quel momento erano amici. Tu mi hai fatto due palle così perché per te erano amici e che io non gli dovevo di niente. Però sono abbastanza grosso per decidere da solo a fare le cose. Non c'ho bisogno di altre persone. Sono talmente pare grande no, per decidere da solo, pare no? Pare no. E certo, sì. Scusa, E poi chi te li dà i soldi per andare con questa gente senza di niente a nessuno? Per esempio, pure con Francesca, no? Per esempio, ti ricordi Francesca l'ultima con cui hai parlato te, no? Con quell'amico mio, il gelataio, no? Che te forse non ti fossi impicciata, tu a quest'ora ci stavamo ancora a frequentare a quest'ora che te non ti impicciavi. Perché? Chi è? Io non me lo ricordo chi è. E tu per dare un bacio a una persona gli dai 20 euro. Però con te si è annegato tutto che dice che non era vero. Ti ricordi? Allora lo vedi che c'è gente che se ne approfitta? Non se ne stava a approfittare. A te magari perché non te l'ho voluto dire, perché mi ha detto solo da stare zitto, da non dite niente. Ah, forse non hai capito. E tu dopo un anno mi viene a dire queste cose? Te l'avevo già detto tempo fa, non ti ricordi? No, tesoro mio. Ma secondo te è normale una persona che fa da che bacio ti ha dato? Oh. Chiama Francesca, tu pure la puoi chiamare, non ti ricordi? Sì, sicuramente, però se ti do un bacio mi dai 20 euro? Sì, così mi ha detto. E ti ha dato il bacio? Sì. Come ti ha dato il bacio? Sulle labbra, dove? Le Trastevere Game, te lo sei scordato? Che cosa? Con lo scherzetto del portone. Quelle sono brave ragazze, no? Come del portone? Sono amiche tue. Sì, come del portone? Ma che stai a dire? Ricca, quelle due o tre ragazzette che ti hanno portato nel portone, quelle sono amiche tue? Sì. Ma come fanno a essere amiche tue dopo la figura che ti hanno fatto fa? Ti sei vergognato pure te? Come fai a definire quelle persone che sono persone che non se ne sono approfittate?